Mi trovo a Perito, provincia di Salerno, in occasione della consegna da parte dell'amministrazione comunale alla signora Domenica Mondillo per i suoi 100 anni. I suoi cari, i suoi figli più stretti hanno voluto festeggiare con lei questo traguardo importante. Grazie a me, come augurio da parte dell'amministrazione, che abbiamo regalato questa targa e la torta. Fate 100 anni. Grazie, basta così. Sì, oggi è un giorno molto importante per la comunità peritese tutta, in quanto festeggiamo una centenaria, la signora Mondillo Domenica, che è nostra concittadina praticamente da sempre perché è nata qui a Perito, giusto 100 anni fa. Per noi rappresenta la memoria storica dell'intera comunità e siamo orgogliosi di aver portato a compimento insieme, nel senso che l'abbiamo accompagnata per quello che abbiamo potuto fare in questa splendida sua avventura. Eh sì, non poteva mancare anche la presenza della Proloco, come ha detto il sindaco, la signora Domenica è una sorta di istituzione a Perito, che è una centenaria che da sempre vive qui a Perito. Ringraziamo tutti gli intervenuti, tutte le persone che hanno voluto salutare la signora Mondillo, un pezzo di storia per Perito, che noi siamo felicissimi di omaggiare qua nel giorno del suo 100° compleanno. Io porgo i miei più sinceri auguri alla signora, e hanno detto già tutto loro, quindi è inutile ripeterci. Beh, sicuramente è un traguardo bellissimo, anche perché sono stati anni che abbiamo vissuto insieme. Lei è un po' la memoria storica, no, di tutto quanto il paese, quindi quando lei racconta le cose che faceva da bambina, paragonandole a quello che si fanno oggi, chiaramente ci sono delle riflessioni che uno fa. Veramente per me lei è sempre stata come una mamma, infatti io la chiamo mamma, e veramente mi ha sempre voluto bene e sono sempre stata accolta con amore in questa famiglia, quindi comunque ho sempre avuto un ottimo rapporto. Io non vivo qua, quindi adesso abbiamo fatto questo viaggio da Bergamo per arrivare qua, ma era doveroso perché lei per noi farebbe di tutto e quindi noi abbiamo dovuto, cioè ci siamo sentiti in dovere di fare di tutto. La prego che ci stia bene e gli ho dato molti auguri puri. E come non, prego che si sia bene veramente. E mi trovo con la signora Domenica di Perito, Domenica Mondillo, che ha compiuto oggi proprio 100 anni, signore. Tanti auguri. Grazie, grazie a tutti. Quindi sono 100 anni. 100 anni, sì. Benissimo. Cosa avete fatto? Qual è il segreto per arrivare ai 100 anni? Cosa avete fatto? Ma niente. Il Dio me l'ha donato. Avete avuto quanti figli avete, signore? 3. E mentre la vostra famiglia, quante persone eravate? Eravamo 10. Ah, 10 figli? No, eravamo 7 figli, poi mio papà, mia mamma e mia nonna. Cosa avete fatto nella vita come lavoro? Ho lavorato come... ho stata una contadina, ho zappato la terra, ho piantato le cose, ho coltivato tutto. Ho fatto del tutto. L'orto ancora andato? Ancora tengo l'orto qua. Quando mi fido, quando mi sento bene, faccio sempre ancora qualcosa. Io saluto a tutti e ringrazio a tutti. Altri 100, un applauso!